Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata della Google Developers Live Italia. In questo episodio io, Alfredo Morresi, Developer Relations Program Manager per Google per l'Italia, vi parlerò di quelle che sono le API che Android ci offre per poter fare della sintesi vocale, cosiddetto text to speech, quindi per poter permettere alla nostra applicazione di leggere del testo scritto. Prima di farvi vedere il codice e comunque una demo dell'app e il codice, vi do i link per poter poi continuare, tra virgolette, il lavoro da soli a casa. Il primo link è tutta la reference ufficiale che parla delle API del text to speech e il secondo link è il codice d'esempio dell'applicazione che poi andremo ad analizzare assieme. In ultimo, vi ricordo la playlist con tutti i video della Google Developers Live Italia, dove potete trovare anche altri argomenti, App Engine piuttosto che Drive, altre puntate su Android, e dove poi prossimamente troverete il secondo episodio di questa serie. Perché nel primo episodio, ovvero questo qui, insegneremo al nostro device a parlare. Nel secondo episodio invece gli insegneremo a riconoscere quello che gli viene detto. Quindi alla fine riusciremo anche a creare applicazioni che sono in grado di interagire con l'utente solamente attraverso il suono, quindi ascoltando quello che l'utente dice e emettendo poi, cioè, e parlando con l'utente. Allora, giusto per fare un velocissimo esempio, questo è il nostro emulatore con la nostra applicazione di prova, posso fare due cose. Posso andare a verificare quali sono i linguaggi installati, e quindi in questo caso americano, inglese americano, italiano, inglese britannico, e quali sono i messaggi che non, i, scusate, i linguaggi che non sono ancora stati installati nel dispositivo, oppure, cliccando sul secondo bottone, questo qui, posso andare a fargli leggere un testo. Ecco qui il testo, ora clicchiamo sul bottone leggi. Ciao, il tuo telefono ti sta parlando. E come avete sentito, il telefono ha letto quello che abbiamo scritto. Una piccola introduzione prima di affrontare il codice. Queste API per la sintesi vocale sono presenti fin dalla versione 4 delle API di Android, quindi non parliamo della versione 4 iScreen Sandwich del sistema operativo, ma parliamo delle API 4, quindi della versione 1.6 del sistema operativo. Quindi sono disponibili praticamente su tutti gli Android che trovate oggi nel mercato. Col tempo sono state rifinite, soprattutto quelle per il riconoscimento vocale, le voci di default sono state migliorate, però comunque queste funzionalità sono disponibili praticamente fin dall'inizio dei tempi di Android, più o meno. E un'altra cosa è che queste API, sono uno strato dove applicazioni di terze parti possono costruire ulteriori livelli. Quindi, ad esempio, Android offre un motore per la sintesi vocale di default con alcuni linguaggi. Un'applicazione di terze parti potrebbe, ad esempio, fornire dei linguaggi aggiuntivi. Quindi noi abbiamo come linguaggi default l'inglese, il francese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco. E sono anche linguaggi gratuiti e gratuitamente scaricabili. Un'altra applicazione potrebbe offrire altri linguaggi, oppure potrebbe offrire un motore di sintesi vocali completamente diverso da quello di default, che magari però è molto specializzato in un particolare linguaggio. Se andate sul Play Store e cercate text to speech oppure languages o cose del genere, vedrete che ci sono molte applicazioni di terze parti che ampliano la piattaforma per il TTS offerta da Android. Quindi, detto questo, passiamo al codice e passiamo ad analizzare la prima delle nostre due activity che andremo a vedere. In questa qui, quindi, quella che mi dà per il motore di riconoscimento di sintesi vocale di default, quali sono i linguaggi installati e disponibili, quindi in questo caso inglese americano, italiano, inglese britannico, e quali sono invece quelli che si potrebbero installare, quindi gestiti dal motore ma attualmente non presenti nel mio dispositivo. Se andiamo a vedere il codice, questa è la nostra applicazione. Allora, nell'on create c'è un'inizializzazione abbastanza semplice di un po' di componenti e viene caricato il layout, che se lo andiamo a prendere è un layout molto semplice, dove
una label, una list view, una label, una list view e un bottone. Quindi se torniamo al nostro emulatore, una label, una list view, una label, una list view e un bottone, vedete? Vengono collegati al codice, a degli oggetti all'interno del codice, e poi viene settato long click listener del bottone. L'ultima cosa che fa il metodo onCreate è lanciare questo refresh delle capability del text to speech. Quindi praticamente entriamo all'interno del metodo. Allora, siccome questo codice è utilizzato più volte all'interno dell'applicazione, io l'ho messo dentro il metodo di un manager che uso di comodo. Comunque il codice è molto semplice e non deve essere fuorviante il fatto che utilizzo questo manager per richiamarlo, è semplicemente per raggruppare il codice e per non ripeterlo in più parti all'interno della mia app. Comunque, se vado a vedere questo metodo, cosa fa? Innanzitutto accetta due parametri, un activity e un request code. Crea un nuovo intent. A questo intent imposta un action di sistema, text2speech.engine.actionCheckTTSData, e poi chiama uno start activity for result con questo intent. Questo pattern, creare un intent, metterci un action e dei parametri di default e poi fare una start activity for result, è abbastanza utilizzato in diverse altre parti delle API di sintesi vocali, quindi abbiamo un attimo a memorizzarlo, tenerlo a mente, perché poi sarà più o meno sempre quello. Allora, se andiamo a vedere sulla reference dell'oggetto engine, eccola qui, ingrandiamo in modo da poterla vedere meglio, vediamo che queste sono le azioni disponibili e questo è il loro significato. Quindi quando io chiamo un intent impostando questa action, non faccio altro che dire al sistema: controlla quali sono, se il motore è disponibile, quali sono le risorse disponibili e cose del genere. E poi facendo uno start activity for result significa che ritorno all'activity chiamante. Nel nostro caso l'activity chiamante è questa qui e quindi ritornerò nel metodo onActivityResult. Qui ho chiamato e ho utilizzato il request code, vedete, questa è la chiamata che abbiamo fatto prima, requestTTSCheck, quindi andrò ad analizzare i risultati di questo refresh delle risorse passandogli il result code e l'intent data che mi viene ritornato indietro dall'activity chiamata, quindi da questa activity di sistema. Anche qui il codice è sostanzialmente molto semplice. Come prima cosa vado ad analizzare il result code. Il result code potrebbe essere uno di questi 5 valori: 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, check voice data pass, anche qui possiamo anche andare a prendere la reference per avere poi una spiegazione dettagliata di ognuno di questi valori. Comunque, sostanzialmente, quando viene ritornato questo valore significa che tutte le voci disponibili per questo motore di text to speech sono installate nel dispositivo, quindi possono essere utilizzate. Questo qui significa che una o più voci, potenzialmente anche tutte, non sono installate nel dispositivo, quindi posso utilizzarle, però devo comunque fare qualche cosa prima di poterle installare. Qui invece significa che c'è un qualche altro tipo di problema, che poi a seconda del codice d'errore la vostra applicazione dovrà gestire in maniera specifica, oppure dando un generico messaggio d'errore e mi dispiace, non posso far niente. Quindi in questo caso 1 e 2 io vado a vedere, abilito il bottone di download e dico che sono state trovate delle voci, invece in quest'altro caso abilito solo il bottone di download. Se sono state trovate delle voci, cosa faccio? Dall'intent, quello ritornato dalla mia chiamata allo start activity for result con la action di sistema, vado ad estrarre due array di stringhe. Il primo sono quello identificato da questo extra, anche qui è text2speech.engine, quindi abbiamo che il namespace di riferimento è sempre text2speech.engine, quindi abbiamo questo extra disponibile e extra available voices, e quindi qui questa lista conterrà, questa array di stringhe conterrà le voci disponibili. Questo qui invece conterrà le voci non disponibili, perché abbiamo semplicemente utilizzato un altro extras. E dato che sono due array di stringhe, vado a creare un adapter per la mia list view, e che uno bindato a questo available voices, vedete, e l'altro bindato a quelle non disponibili. Quindi se vado poi a riprendere il mio emulatore, vedrò che 1, 2, 3
Eccole qui, è l'effetto del primo binding. 1, 2, 3, eccole qui, è l'effetto di questo e questo, di questo quindi secondo binding. Cosa succede? Quindi fino a qui tutto chiaro, prendo semplicemente, chiamo una activity di sistema chiedendogli di fare un controllo e analizzo i dati nell'intent e nel result code, nel return code, scusate, che mi viene, nel result code che mi viene tornato l'activity di sistema. Posso andare poi a gestire queste liste qui. Come faccio? Cliccando sul bottone Download More Languages. Qui mi viene aperta un'activity completamente diversa, infatti un'activity di sistema, dove posso fare gestire, fare il download. Questo poi sarà il motore di text to speech che definisce questa activity, non più la mia applicazione, dove posso ad esempio scaricare una nuova lingua. Mettiamo il caso che io voglio scaricare lo spagnolo. Eccolo qui. L'ho messo a scaricare, adesso c'è un download in progress. Come faccio ad attivare questo bottone? Molto semplice, torniamo nel nostro OnCreate, andiamo a vedere cosa viene chiamato quando viene fatto clic sul bottone e ho anche qui questo metodo del mio manager per comodità. Quindi, se vado a vedere quello che fa, guardate un po', ovviamente crea un nuovo intent, imposta per questo intent un'action diversa, questa volta action install ttsdata, e poi va a chiamare il solito start activity for result. Bene, quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto che qui gli passo questo request code, quindi nell'onActivity for result vado a finire in questo ramo dello switch case. Qui cosa faccio? Chiamo un launch TTS capability refresh, quindi quello che chiamavo nell'onCreate. E semplicemente lui richiede un'altra volta quali sono le voci, tutte le risorse disponibili e me le fa vedere. Se torniamo nella nostra app, abbiamo visto che abbiamo scaricato lo spagnolo, vedete adesso non è più un delete ma il download, comunque ripeto, questa schermata qui è tutta gestita dal motore di sintesi vocale, torno indietro, quindi spingo su back e qui adesso ho lo spagnolo tra le lingue disponibili e non è più tra quelle mancanti, quindi da questo momento in poi potrei anche utilizzare lo spagnolo come lingua per la sintesi vocale. Bene. Questa prima activity, questa prima analisi è conclusa e serve sostanzialmente per scoprire cosa c'è nel mio dispositivo. Andiamo adesso invece a vedere come far parlare il mio dispositivo. Allora, torno indietro e vado su questo secondo bottone. Qui abbiamo già visto che posso mettere un testo e posso farglielo leggere. Andiamo a vedere come funziona. Questa è l'activity. Andiamo anche qui in metodo in modalità analoga nell'onCreate e andiamo a vedere cosa succede. Vengono inizializzate alcune variabili, viene caricato il layout, anche qui il layout estremamente semplice, un testo, un campo di input e un bottone che corrispondono al nostro campo di input e al nostro bottone e disabilito tutti i componenti, quindi praticamente setto i vari stati enable a false. Perché? Perché voglio abilitare questi controlli solo se il motore viene correttamente inizializzato e se è disponibile la lingua italiana, altrimenti non voglio fare in modo che l'utente possa scrivere qualche cosa per poi riprodurlo, un testo per poi riprodurlo. E a questo punto vado a creare il motore di text to speech. Come potete vedere, la creazione è un semplice costruttore dove gli passo un context e un listener che verrà chiamato quando l'inizializzazione del motore di text to speech è conclusa. Se vado nella reference di questo oggetto text to speech, vediamo innanzitutto il namespace, siamo sempre sotto la nostra parte text to speech. Quindi vado qui, text to speech, e vedo che oltre, vabbè, una serie di costanti, eccetera, ho due costruttori. Il primo che è quello che abbiamo utilizzato noi, dove ho un contesto e il listener, e un altro dove ho il contesto, il listener e una stringa che mi definisce l'engine. Quando prima ho detto che il text to speech è estendibile praticamente in ogni modo, significa sia aggiungere nuove lingue al motore di default o a un altro motore, sia aggiungere un motore proprio nuovo di text to speech, intendevo proprio questo qui. Quando il metodo viene chiamato senza nessun engine, viene caricato quello standard di default che offre la piattaforma. Quando invece io passo questa stringa qui, potrei chiamare un engine che ho installato e che voglio utilizzare per le mie cose. Quindi
Quindi sta a voi poi mettere la stringa giusta in questo caso. Quindi chiamato il costruttore, andiamo a vedere cosa succede nel listener, che è quello che poi viene chiamato una volta che l'inizializzazione dell'oggetto è andata a buon fine. Come vedete, questo listener implementa l'interfaccia text-to-speech.onInitListener e ha un solo metodo che è onInit, a cui viene passato uno status dell'operazione. Primo controllo da fare, dato che è uno status, ovviamente controllare se per caso c'è stato qualche problema, quindi se non è di tipo success. Sostanzialmente lo status può essere o success oppure error, quindi basta che controllo che sia diverso da success per interrompere, per notificare l'utente che qualcosa è andato storto e interrompere tutto. Se invece il motore è stato inizializzato correttamente, a questo punto, prima di farlo parlare, devo controllare se la lingua con cui voglio farlo parlare è. Cioè, se è disponibile la lingua con cui voglio farlo parlare, ovvero nel mio caso l'italiano. Piccolissima digressione, per gestire i vari linguaggi caricati nel motore si utilizza il metodo ben noto a chi fa già applicazioni multilanguage dei locale, quindi andare a prendere un language code, un country code, un variant code. Comunque tutte cose che non vi spiego, ma di cui vi invito a leggere le reference che si trovano in giro. Sostanzialmente, comunque, nel caso dell'italiano è tutto molto più semplice perché noi abbiamo una lingua e una nazione. Però, ad esempio, l'inglese sappiamo che c'è l'inglese britannico, l'inglese americano, l'inglese canadese e cose del genere. Quindi, tramite locale, io in questo caso sto chiedendo l'italiano che è it-it, quindi italiano, lingua italiana, country Italia. Giusto a titolo informativo, se per esempio faccio qui l'inglese, potrei avere sia un inglese britannico, quindi en underscore GB, sia un inglese americano, quindi en underscore US. Quindi sono poi differenti country che possono anche portare a differenti parole pronunciate in maniera diversa, anche regole grammaticali diverse, insomma, tutte queste cose qui. Nel caso nostro, l'italiano ha un'unica country e un unico linguaggio, un'unica country. Quindi io, grazie al metodo isLanguageAvailable del text to speech, dell'oggetto text to speech, controllo se l'italiano è disponibile. Pensando a quello che abbiamo visto prima, potrei dire, ok, potrei anche chiamare le risorse di sistema, vedere se tra questi c'è una stringa scusate, ita underscore ita, e vedere, e quindi so che l'italiano è disponibile. Vero, però non è, diciamo, il metodo più robusto del mondo per fare questo tipo di controllo. Il motore di text to speech mi permette di avere un metodo delegato a questa operazione, quindi conviene sfruttare questo qui. Questo metodo mi ritorna un codice, un result code. Sostanzialmente result code sono questi 5 qui. Quindi se ho questo è, diciamo, quello dove io posso chiedere scusate, posso chiedere linguaggio, country e variante. Quindi questo sarebbe proprio la lingua perfetta che ho proprio cercato. Altrimenti il metodo mi può dire, guarda, è disponibile soltanto il linguaggio e la country. Oppure mi può dire, guarda, è disponibile soltanto il linguaggio, non con delle declinazioni particolari per country o per variante. Ripeto, nel caso dell'italiano sono sostanzialmente tutte e tre identiche, quindi non faccio altro che in questo caso settare il locale giusto da utilizzare poi in fase di inizializzazione, di settaggio della lingua del motore di text to speech. Però volendo avrei potuto mettere Italian direttamente qui sopra e saltare tutti questi controlli qui particolari. Non devo invece saltare questi due case qui, ovvero i due case. Eccoli qui, 1 e 2, che mi vanno a gestire quando non è disponibile il linguaggio che ho richiesto. Potrebbe essere un missing data, quindi nel caso del motore di default di text to speech, significa uno dei linguaggi disponibili, ma di cui non ho installato le risorse locali sul mio dispositivo, e quindi poi chiamare quell'activity di default di sistema che vedevamo prima per installare il linguaggio, oppure proprio un linguaggio non supportato, quindi non so, ho chiesto un cinese, un coreano o comunque qualche cosa che il motore non ha. Ricordatevi che attraverso l'aggiunta di plugin di terze parti posso creare nuovi linguaggi. Comunque in questo caso notifico l'utente che qualche cosa è andato storto e non continuo. Se
il motore è stato inizializzato, is language available, mi ritorna che l'italiano è una lingua disponibile. A questo punto setto il linguaggio italiano nel motore di text to speech. Quindi gli dico da questo momento in poi tutto quello che dirai lo dici in italiano, lo dirai in italiano. Qui, giusto per scaramanzia, faccio un controllo sul risultato, tanto comunque se questo mi ha ritornato questo valore, il risultato qui potrei anche non controllarlo, però è sempre meglio vedere che tutto fili. E qui, infatti, vedete, controllo semplicemente se è maggiore o uguale a linguaggio disponibile. Questa costante ha valore 0, questa costante qui che è leggermente più specifica ha valore 1 e questa costante qui che è specifica al massimo a valore 2. Queste qui invece hanno valori negativi, quindi basta un maggiore uguale per dire ok, t'ho inizializzato come volevo. Volendo avrei anche potuto chiamare direttamente il set language senza andare a chiamare l'is language available e poi e controllare questo valore. Mi piaceva comunque fare un controllo più granulare in modo tale da poter avvertire l'utente, fare eventualmente uno switch e farvi anche vedere l'utilità di questo metodo quando ad esempio dobbiamo fare delle cose magari in lingue che hanno language e country differenti o anche varianti. Quindi, se l'inizializzazione va a buon fine, finalmente riabilito tutti i miei componenti, quindi l'utente adesso potrà interagire con la mia activity e aspetto che l'utente scriva del testo e faccia qualcosa. Quindi, se torno qui, quando poi lui clicca sul bottone Leggi, andiamo a vedere cosa succede. Quindi ricordatevi, abbiamo il motore, l'abbiamo inizializzato, abbiamo impostato l'italiano. Oltre al set language, il text to speech ha tutta una serie di altri set. Di cui poi potete vedere nella reference il significato, come vengono usati, eccetera. Ve lo dico perché ecco, sono poi set che vengono fatti una volta e tutte le frasi pronunciate da quel set in poi verranno pronunciate con quei settaggi impostati. Quindi torniamo nell'onCreate per vedere cosa fa il metodo click del bottone. Niente, chiama questo metodo qui dove gli viene passata la stringa che l'utente ha scritto nel suo inbox di input. Vado qui in say something e se il messaggio non è vuoto, chiamo il metodo speak del motore dell'oggetto text to speech, passandogli un messaggio, un parametro che regola come viene gestita la coda e un null che sono le opzioni aggiuntive. Se voi infatti andate poi qui, vabbè, ci sono tutti i metodi text to speech, vi invito ad approfondirli perché ce ne sono veramente tanti e quelli che io ho fatto vedere nel codice sono soltanto una parte di quelli disponibili. Quindi ho una testo, appunto dicevamo, un QMode che può essere aggiungi oppure pulisci e poi una serie di parametri in un formato chiave valore che servono per comandare lo specifico motore di text to speech. Quindi io qui potrei anche avere un motore che prende i suoi parametri particolari che non posso settare tramite i metodi quelli standard, non è un problema perché comunque poi ogni volta che faccio lo speech posso speak, scusate, posso settare questi parametri. L'unica cosa sul metodo per la gestione della coda, io potrei lanciare anche 10 di queste chiamate una dopo l'altra. Cosa succede? Che il testo viene messo in coda, se utilizzo questa modalità add, viene messo in coda e un po' alla volta il motore pronuncia tutto quello che io gli dico di pronunciare. Se invece faccio così, tutto quello che c'è nella coda viene svuotato e viene pronunciato subito il nuovo messaggio che ho passato al metodo speak. Ulteriore precisazione. Questo svuotamento della coda è fatto in base all'applicazione, quindi non vado a svuotare la coda globale di tutte le applicazioni installate sul dispositivo. Ad esempio, se c'è il navigatore sotto che mi sta dando delle indicazioni stradali e io chiamo questo metodo speak, il navigatore continuerà con le sue indicazioni stradali che mi stava dicendo, non è che vengono interrotte, viene pulita soltanto la coda dell'applicazione. Ok, quindi ricordatevelo perché ecco, comunque è una cosa importante da tenere presente. Quindi niente, tramite questo speak, dopo che ho inizializzato il motore, ho settato l'italiano, finalmente il mio dispositivo parla, ottenendo, come vi dicevo prima, questo effetto qui. Ciao, il tuo telefono ti sta parlando. Per farvi vedere che non è una cosa finta, adesso aggiungo un evviva. Tac. Ciao, il tuo telefono ti sta parlando, evviva! Evviva! Cicche ciao! E abbiamo fatto anche questa cosa qui.
Ah, ultimo pezzo, ultima cosa da fare, quando non utilizziamo più il nostro motore di sintesi vocale, conviene chiamare il metodo shutdown. In questo caso particolare, visto che io il motore lo creo quando creo l'activity, lo distruggo quando distruggo l'activity. Quindi nel non destroy, se per caso non è null, quindi non ci sono problemi, eccetera, chiamo lo shutdown. Bene, questo è tutto e vi mando, metto ancora in copia i link dell'esempio dove potete trovare tutto il codice che abbiamo analizzato fino adesso. Consultate la reference per scoprire tutto quello che non abbiamo trattato per quello che riguarda la sintesi vocale. E noi ci vediamo con la seconda puntata dove appunto vedremo come si fa a far riconoscere al dispositivo cosa l'utente pronuncia. Ciao a tutti! Grazie.